Stazione, una volta me lo sono ricordato. Ecco, perfetto. Allora, ammutisco tutti e metto, ecco, perfetto. Allora, ricordo sempre, ragazzi, con Alt Y o Option Y per alzare la mano, così possiamo andare avanti. Allora, per chi non la conosce, questa ragazza qua con un sacco di cucchiaini dietro si chiama Beatrice Morici. Lei è una fotografa. Ora, magari una domanda che subito voglio fare così a bruciapelo è: da quanto tempo fai la fotografa? Che era una cosa che ti volevo chiedere da quando ti ho conosciuto lì a Catania, in quel di Catania. Questo è il mio decimo anno. Vabbè, anzitutto buonasera a tutti, ciao a tutti, chi è a Los Angeles, chi è in piazza in Puglia, grandi, chi è in Islanda con l'aurora boreale, fantastico, lui è in macchina, guarda là. No, vabbè, buffo sto zoom, vabbè. Scusate, ma ho l'entusiasmo di un bambino che prova per la prima volta un gioco, quindi sto osservandovi tutti. Sì, è una cosa che uno ci deve prendere la Eccola mano. Michela, oh brava Michi. Ecco. L'unico punto dove non c'è confusione a casa sua. Grande. Quindi, Allora, stiamo. sì, è vero, forse non se n'era parlato. Questo è il mio decimo anno di attività, yeppa! Decimo Quindi. anno, ma per i primi 2 anni ho lavorato con Daniele Bertelli, quindi è il mio ottavo anno in proprio, ma è il decimo anno della fotografia di matrimonio. Sì, Quindi questa decade di fotografia. ma infatti dico una cosa che volevo poi attaccarmi, era pure questo bel rapporto che comunque dico io, diciamo, stalkerandovi sui social è noto che tu hai con Daniele, che è comunque una persona abbastanza diciamo, eclettica, ma molto, molto. Io quanto ti ha dato a livello di crescita, Daniele, e quanto ti dà, diciamo, questo, perché tu comunque sei una sostenitrice comunque diciamo, della comunità, cioè nel senso del lavorare insieme, comunque aiutarsi, diciamo, fare diciamo, molto, molto questo gioco di squadra. Quindi quanto ti ha dato questo lavorare insieme ad altri e soprattutto a Daniele? Allora, ovviamente Daniele è stata l'iniezione per me, perché io prima di lavorare con lui facevo interior design, quindi ero una designer appena laureata e stavo facendo dei lavori da progettista di interni. E grazie alla conoscenza con lui all'interno di un circolo fotografico abbiamo cominciato a collaborare e lui mi ha insegnato il mestiere da fotografa. Io prima non sapevo fotografare se non con la macchinetta digitale, come insomma facevano tutti. Quindi lui mi ha proprio insegnato il mestiere da fotografa, mi ha insegnato il mestiere da fotografa di matrimoni, perché comunque un conto fare still life, un conto fare moda, un conto fare matrimoni. E quindi io, oppala, Riccardo, non dar fuoco alla casa che i vigili del fuoco ora non vanno chiamati. Quindi ovvio, lui è stata l'iniezione e mi ha insegnato il metodo di lavoro, mi ha insegnato la macchina fotografica, mi ha insegnato come ci si comporta durante un matrimonio. Ogni volta che tornavamo da un matrimonio facevamo revisione delle mie fotografie, quindi ogni sera in studio, quando tornavamo da un matrimonio, nonostante fossimo stanchi morti, ci mettevamo lì al computer e guardavamo le foto e mi diceva quali secondo lui erano buone e quali no. Quindi mi ha dato proprio un indirizzo all'inizio su come fare. Quindi per me è stata fondamentale la presenza di un maestro che mi abbia insegnato il mestiere e quindi la condivisione di questa cosa qua. E ne parlavo qualche giorno fa con uno di voi, che comunque è giusto provare da soli, ma è anche bello avere un maestro, qualcuno che ti segue e che ti insegna, perché comunque è un lavoro. A parte è come se fosse un lavoro partigianale, però avere qualcuno che ha più esperienza e sa come comportarsi ti dà un indirizzo, ti dà una strada da prendere. Poi quella strada può essere variata, puoi prendere le stradine di campagna, puoi prendere l'autostrada, puoi prendere un tunnel, però
metterti sulla strada è grazie anche a qualcun altro, oppure magari a qualche amico che ti dice fammi il matrimonio o fammi questo servizio. Però confrontarsi con persone che più di te hanno esperienza, hanno conoscenza di quella che è la fotografia, per me è fondamentale, è stato fondamentale e lo è ancora. Ora non mi confronto quasi più con fotografi di matrimonio, ma con fotografi che fanno altro per una mia scelta di andare fuori dall'ambito matrimoniale e non rimanere sempre all'interno. Però il confronto fa parte della crescita, perché siccome siamo, come individui anche, siamo definiti dall'incontro con l'altro, quindi anche come fotografi siamo definiti anche dal confronto con altri fotografi o anche non fotografi, persone che ti possono dare un riscontro di quello che fai. Quindi sì, insomma, il rapporto, il confronto è fondamentale. Non so se ho esaurito la sua domanda. Sì, 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 no, era quello. Io, come ti dicevo, sono diciamo il rompighiaccio della situazione. Vedi che, come ti dicevo, oggi sono più intraprendenti, ragazzi. Già sono partiti subito con le domande e sono andati dritti al punto. Ovviamente dico, una cosa che io ho voluto fare è che comunque dico, gli altri comunque stanno vedendo che stiamo prendendo delle persone che hanno, cioè stiamo parlando con delle persone che hanno un proprio stile, un proprio diciamo punto di riferimento. Cioè tutti i fotografi che abbiamo ascoltato sono tutte persone che, guardando la fotografia e non leggendo il nome, si capisce benissimo che quell'immagine è di quella persona. Infatti Domenico chiede: il tuo bianco e nero saprei riconoscerlo tra mille altri. Come e perché hai scelto quel bianco e nero? Era questa la domanda. Allora, secondo me non è tanto una questione del bianco e nero, cioè della tipologia di bianco e nero. Io sono una fotografa molto poco tecnologica, uso la macchina fotografica all'1% delle possibilità che ha, uso camera RAW all'1% delle possibilità che ha, uso tutto ciò che è la parte di post-produzione al minimo delle potenzialità che ha. Perché il bianco e nero è una maschera. Ovvio, mi piace quel tipo di bianco e nero rispetto a un bianco e nero più contrastato, perché secondo me si sposa meglio con le mie immagini, con il mio carattere, con le mie sensazioni. Però più che il bianco e nero, secondo me, quindi più che la maschera, più che la superficie, è quello che poi c'è sotto. Magari, ovvio, che una mia immagine con un bianco e nero molto più contrastato dà un impatto diverso, però poi il contenuto è lo stesso. È ovvio che devono coniugare insieme poi il contenuto e anche la superficie che ci metti. Però, appunto, è una commissione di queste due cose, il bianco e nero, quindi la superficie, e quello che c'è sotto. Perché spesso mi viene detta questa cosa: quando vedo un bianco e nero tuo lo riconosco. Ma secondo me non è un discorso del bianco e nero, quanto di tutta l'immagine, del contenuto, del bianco e nero, di quello che ci metto dentro, di quello che mostro, della selezione che faccio anche nel mostrare le foto sui social, sul sito, a tutti, insomma, perché io mostro pochissimo del mio lavoro. Penso sia anche questa una cosa fondamentale, perché non penso di fare miliardi di buone fotografie e quindi mostro solo quelle che veramente credo essere buone. E quindi anche questo è un aspetto vincente, secondo me. Non solo il bianco e nero, il contenuto, ma anche di quanto uno mostra. E non è perché mi voglio nascondere, ma è perché voglio mostrare solo quella che veramente penso essere la qualità e penso essere quelle immagini che mi rappresentano veramente. Per non fare confusione anche, perché se io mostro le immagini che mi rappresentano veramente, quelle che mi rappresentano un po' meno, quelle che vuole il cliente, quelle che vanno bene al concorso, quelle che accomoda, si crea una confusione tale che non si capisce più chi è l'altro, no? Se invece uno è coerente e costante anche con la comunicazione, con quello che mostra, allora poi è lì che si riconosce il bianco e nero, perché mostro solo quella parte lì, quella porzione lì, solo quelle immagini lì, e quindi diventa più riconoscibile. Forse ho esaurito la domanda. O... Sì, Domi? Ok, sì, ti mando il cuore, Domi. Ok. Infatti dico, una cosa che secondo me, cioè, quello che sto cercando di capire parlando con tanti fotografi, è il fatto che prima di andare, ovviamente dico, è giusto che comunque uno faccia la fotografia, tra virgolette, buona, cioè,
e comunque sia messa a fuoco, dico che abbia quelle regole magari base che possano, però penso che sia più che altro una questione di riuscire attraverso la fotografia a trasmettere se stessi. Però il problema di base, almeno dico per me, è il fatto di capire chi è se stessi, cioè riuscire a trovarlo. Quindi qual è stato, diciamo, il tuo percorso per riuscire a capire che Bea è quella e non è un'altra persona? Ok, allora è una domanda molto densa che cercherò di sintetizzare, diciamo, però è densa perché non sono solo i 10 anni di fotografia, come i vostri magari 5, 20, 15, non so da quanti anni è che fotografate, è tutta l'intera vita di una persona. Infatti, aspetta, perché Emanuele, diciamo che, ma forse l'ha fatta meglio di me la domanda, in che modo credi di differenziarti dagli altri? È palese che tu sia diversa, ovvero abbia il tuo stile, ma tu come ti vedi? Sempre che tu voglia dirlo, perché non sappiamo che la fotografia non si spiega. Io mi vedo attraverso gli altri, fondamentalmente. Cioè, io non potrei essere quella il cui bianco e nero si riconosce subito se qualcuno non me l'avesse detto. Cioè, come dicevo prima, siamo definiti dall'incontro con gli altri. Quindi, se più di una persona non avesse cominciato a dirmi il tuo bianco e nero si riconosce, le tue immagini parlano di questo, se non avessi vinto quel concorso, se non avessi vinto quell'altra cosa, io non sarei uscita fuori agli occhi di tutti, magari solo per una piccola porzione di persone, però qui si tratta del riconoscimento del proprio lavoro attraverso gli altri, persone, colleghi o persone normali, o appunto riconoscimenti di qualsiasi tipo di associazione che riconoscono in te uno stile fotografico noto, insomma, distinguibile, riconoscibile. Quindi è questo il discorso. Però questa è una domanda diversa da quella di prima. Sì, vabbè, diciamo che bene o male era quella. Magari non ti volevo mettere troppo in difficoltà con un discorso molto, molto lungo. No, ovvio che, cioè, riuscire a capire che... No, perché poi la domanda era come fai a sì. come ti vedi... Ah, sì, era come ti vedi, e questa secondo me è comunque il riassunto della risposta, e l'altro era se c'è stato un momento in cui hai capito che hai cominciato a seguire la tua strada. Sì, esatto. E io appunto ho cominciato dicendo che non sono solo i 10 anni, ma sono i 33 anni di vita. Io non so voi, ma ogni anno che cresco, ogni persona che incontro, rivaluto anche delle cose del passato. Rivaluto continuamente quella che è stata la mia vita finora, e sono in continua crescita e conoscenza di me stessa grazie alle persone che incontro, alle situazioni che accadono. Anche questa quarantena, per assurdo, sarà un momento in cui, se vogliamo, sarà un modo per conoscerci più profondamente. Io ho scoperto di essere ipocondriaca 3 settimane fa. O meglio, questa situazione, io non sono mai stata ipocondriaca, quindi non ho mai sentito sintomi irreali. 3 settimane fa ho cominciato a sentirmi il mal di gola. Ho cominciato a sentire la febbre, ho messo il termometro dentro al pentolino perché non credevo che non funzionasse il termometro. Cioè, ho fatto delle robe che non mi sarei mai aspettata di fare. Quindi è una continua conoscenza di noi stessi se accogliamo quello che ci accade e ci riflettiamo sopra, perché non è solo accogliere, è riuscire a capire il perché ci capitano certe cose. Quindi questo era per fare l'incipit al discorso del conoscere meglio se stessi. In particolar modo nella fotografia, per me è successo circa 5 anni fa, quando in un periodo, allora, io ogni anno sento una crisi fotografica e oddio, basta, matrimonio, non ho più voglia di far questo, che mi sento in continua ripetizione della stessa cosa. Ma 5 anni fa, in particolar modo, mi ero trasferita a Genova da 3 anni, quindi avevo cambiato città, stavo convivendo col mio fidanzato, avevo aperto partita IVA a soli 24 anni, quindi ho aperto una nuova attività con tutto quello che comporta, anche il rischio dell'attività, cercarsi clienti, farsi pubblicità, lavorare, stare sul pezzo, il commercialista, tutti noi insomma lo sappiamo. Quindi mi sono ritrovata dopo 4 anni ad avere tutti questi nuovi stimoli e a non capire più, e
a però sentirmi insoddisfatta nonostante il lavoro andasse bene, col fidanzato andava bene, Genova era bellissima, ma mi sono trovata insoddisfatta di tutto quello che avevo intorno e non capivo perché. Allora è lì che ho sentito la necessità di avere un aiuto psicologico, di capire cosa mi stava succedendo, e è per questo che ho cominciato un percorso di crescita personale con una psicologa, con cui siamo andati ad indagare un sacco di cose anche del passato per capire il perché io mi comportavo in un certo modo in quel momento, e anche magari in passato perché mi ero comportata in un certo modo. Quindi per me, diciamo, quella è stata una delle scintille, ma non è stata l'unica, perché non sarei mai andata ad indagare magari con una psicologa il mio io interiore se non fossi andata a Genova o se non avessi trovato un'insoddisfazione in quello che stavo facendo. Quindi è tutta una concatenazione di cose. Magari ci sarei andata 2 anni dopo, magari ci sarei andata 2 anni prima se avessi fatto un altro lavoro, chi lo sa. Però ho proprio sentito l'esigenza, perché mi sono ascoltata e c'era qualcosa che non andava, di farmi aiutare dall'esterno. E lì è cominciato un bellissimo percorso che ancora oggi a volte lo riprendo, proprio perché sono curiosa di capire un sacco di cose, perché è la nostra mente che comanda tutto, e noi comunque cresciamo con tutta una serie di regole, che sono le regole che si danno a un bambino fin da quando è nato. Cioè, un bambino, e mi fece molta curiosità sapere che, non so chi di voi ha paura del vuoto, ma se uno mette un bambino di fronte a un precipizio, il bambino non ha paura e vorrebbe andare oltre. Noi che sappiamo che il precipizio porta una caduta e quindi la morte, non ci andiamo. Questo è solo perché noi abbiamo un sistema di regole che i bambini non hanno. È per questo che chi di voi ha figli, secondo me è bellissimo imparare dai bambini, perché tutti noi siamo stati bambini ma in pochi se ne ricordano, no? Questa è una delle frasi del Piccolo Principe, che il Piccolo Principe, per chi l'ha letto, per chi non l'ha letto, fondamentalmente è un dialogo tra una persona adulta e il proprio bambino, perché tutti siamo stati bambini ma in pochi appunto se lo ricordano. E quindi andare a destrutturare anche tutta questa serie di regole che noi abbiamo, ma che ci impone un po' la società, un po' la famiglia, un po' gli amici, essere qualcuno per gli altri non è essere qualcuno per se stessi. Poi è ovvio, non è che possa andare in giro nuda, se io volessi andare in giro nuda, perché poi rispetto anche l'altri, però ci sono tante cose che possiamo fare che riguardano quello che veramente ci appartiene, senza per forza soccombere alle regole che gli altri vogliono per noi. E quindi anche questo è un processo di conoscenza. Io ho cominciato a chiedermi un sacco di cose, ho cominciato a capire che fino ad allora avevo fatto un sacco di cose per accontentare gli altri, quindi la famiglia, la sorella, il fidanzato, i clienti, bla bla bla, ma non per accontentare veramente me stessa. E quindi è da lì che ho cominciato a capire che si poteva fare diversamente, che potevo pensare diversamente, potevo agire diversamente. E da lì, passo dopo passo, ho cominciato a fare questa cosa. Ma ancora sono in cammino, ancora ce ne sono tantissime di cose che devo imparare a fare. Ma, diciamo, è da questa conoscenza più profonda di me stessa che ho cominciato a capire che c'era anch'io e che non c'erano solo gli altri intorno a me. Perché mi ero sempre messa un po' da parte. Sì, sì. Allora, per continuare questo discorso, salto un attimino quella di Viviana, che te la faccio dopo, e vado a quella di Manuele, però me la dice direttamente lui, perché io, come al solito, non voglio sbagliare le virgolette, le cose. Quindi, Manu, falla tu direttamente. Ok, ma devo ricordare. Ok, dov'è, ho detto Manu? Ciao, sono io. Ah, Emanuele, ok, cercavo Manuele. Sì, io lo chiamo Manu, perciò. Vedi, il mio sistema di regole ha pensato Manuel, non Emanuele. Sì. Niente, ti chiedevo, quindi tu vai in automatico, cioè hai un talento innato, diciamo, tu non metti un filtro su ciò che vedi, penso di sì. Ok, sì, no, aspettavo che tu continuassi magari per commentare la domanda. Ovviamente sto lavorando per un cliente, quindi ovviamente il lavoro a casa lo porto, cioè non è perché
Io vado libera se non sto facendo un lavoro, quindi io faccio un sacco di fotografie anche quotidianamente, anche quando vado in giro da sola, quando non ho una commissione, e lì vado completamente libera. Per il lavoro ovviamente porto a casa il lavoro di documentare il matrimonio, ma all'interno di questo spazio mi offro la possibilità di poter fare qualcosa anche di più, quindi non solo quello che vuole il cliente, ma anche quello che vedo io e che è all'interno della giornata del matrimonio. Quindi mi concedo lo spazio per poter osservare di più e per trovare anche all'interno del matrimonio quelle immagini, quelle visioni, quelle sensazioni, quelle situazioni, quegli oggetti che mi appartengono e che parlano anche di me. E sono quelle che poi prevalentemente vado a selezionare per poi mostrare ai miei futuri clienti. Non sono solo quelli, è un mix, però mettendo anche quelli, quelle immagini diventano delle porte d'accesso per il futuro cliente, per fargli capire che ci metto un punto di vista molto personale. E loro sempre anche istintivo. Sì, lì sì, è comunque istinto, però l'istinto nel tempo sto capendo che si raggruppa anche in sottocategorie. Io, riguardando le mie immagini, ho scoperto che ho un sacco di ossessioni. Michela lo sa che è stata al workshop ad aprile, ora Michela non c'è, comunque nelle mie slide del workshop ti avevo menzionato, perché dicevo che tu lo sai quali sono le mie ossessioni, siccome hai fatto il workshop ad aprile e ho una slide piena per far vedere che, osservando le mie immagini, non solo quelle di matrimonio ma anche quelle fuori dal matrimonio, ho capito che sono ossessionata da un sacco di cose. Per ossessione intendo che il mio sguardo è attratto da certe cose in particolare, e l'attrazione del mio sguardo verso certi oggetti, verso certe situazioni, oltre che a cercarle nella vita reale, le cerco anche mentre lavoro, e sono quelle che poi rendono personale la mia fotografia, perché parlano di me anche, però parlano di me all'interno di un contesto in cui devo lavorare, e quindi diventa un mix vincente, no? Perché non è che mi stacco dal matrimonio, vado a fare una giratina e trovo delle immagini che sono fuori da quell'ambito lì. Per assurdo, c'è un'immagine dell'anno scorso, a me piace tantissimo, è quella della panchina con le gocce, dietro c'è il tavolo coperto. Quel tavolo lì c'era, quella panchina lì c'era. Io l'ho solo guardata diversamente, perché a me piaceva, a me emozionava quella scena. E dentro le mie ossessioni l'ho messa come un'immagine di un luogo dove l'uomo c'è stato ma non è presente, no? Io, o perché ho studiato interior design, o perché amo un po' questa malinconia dei luoghi vuoti, non lo so, però era un luogo dove l'uomo era passato perché ha lasciato la traccia, ma dove l'uomo non c'era. E a me è piaciuto dare importanza, dare valore a quella panchina, a quel tavolo, che nessuno si curava più perché tutti erano dentro e stavano bevendo. Quindi grazie a un momento... aspetta, ve la faccio vedere per chi non la conoscesse. Almeno, siccome prima Ricca mi ha insegnato sì, come si fa a dividere lo sguardo... lo sguardo... aspetta, screen... Almeno vi faccio vedere di quello che si parla, sì. Se no dice... ma questo share screen? Ok. Allora, aspetta, non è questa, ma si può ingrandire, no? È questa immagine qui, questa qui. La vedete? Fate un cenno. Aspetta, torno indietro. Sì, per vederla la vedo. L'ho adorato questa immagine. Come? L'ho adorata questa immagine, l'avevo vista già. Ok. Sì, però non so se gli altri la conoscevano, quindi non volevo dare per scontato, giustamente, che tutti conoscessero l'immagine. Quasi però, un sacco di stalker siamo, beh. Però mi è venuta a mente quella, per esempio, per raccontarti di un'immagine che apparentemente non c'entra niente con un matrimonio, invece forse racconta molto di più che un banale brindisi tra gli sposi, per me. Perché racconta di una panchina e di un tavolo che erano pronti per vivere, ma che sono stati interrotti dalla pioggia e tutti se ne sono dimenticati e io invece gli ho dato importanza. E anche probabilmente qualche nuovo cliente sarà innamorato di quell'immagine e quell'immagine sarà
una chiave d'accesso per entrare dentro al mio mondo e quindi avrò già trovato un collegamento sensibile tra me e un futuro cliente, capito? Senza mostrare per forza un'immagine di cliché di matrimonio. Infatti, diciamo, c'è una domanda inerente a questa immagine che è, ma quando hai fatto questa foto hai realizzato un processo mentale così profondo oppure è stato proprio un istinto? No, è stato un istinto, perché io quel giorno, vabbè, ha piovuto, era il maggio dell'anno scorso, è stato il mese più piovoso che ho mai incontrato in questi 10 anni di matrimonio, ma ha piovuto, tutti erano dentro a brindare, ancora a festeggiare in questo salone di plastica orrendo. Dopo un po' che ero stata lì, mi ero rotta le balle perché non stava succedendo apparentemente niente, quindi ho deciso di prendere della grand'acqua. Io poi sono ossessionata anche dalla pioggia, quindi dall'acqua, dalle gocce. Quindi ero felice di andare fuori. Siccome pioveva, l'istinto mi ha portata fuori, quello sicuramente. Se io fossi una che odia la pioggia, non ci sarei mai andata. Quindi amo la pioggia, sono andata fuori a vedere cosa stava succedendo e ho trovato questa scena davanti che in qualche modo ho riconosciuto come una scena appartenente al mio immaginario, a qualche sensazione. Poi non tutte, fortunatamente anche, non tutte le fotografie hanno delle risposte ben precise, ma è questo anche la chiave, secondo me, del rapporto tra il fotografo e le proprie fotografie. Perché se uno sapesse spiegarsi esattamente le proprie fotografie, morirebbero un po'. Quindi c'è sempre quel punto di domanda in mezzo. Ovviamente è una scena che ho riconosciuto, ma non so esattamente perché. Magari perché le panchine erano un oggetto che usavo molto quando ero adolescente perché andavo a fare le pomiciate nei parchi, magari perché non lo so, magari perché ci ho visto una scena malinconica e quella panchina era sola, magari perché ho visto, non lo so, cioè ci possono essere tanti magari e tante domande, ma sono sicura che quella è un'immagine che mi appartiene. Ok, siccome dico mancano 9 minuti, no, non le scrivete più le domande, tenetele per la prossima stanza e soprattutto quelli che avete già scritto, magari fate copia e incolla per ora. Allora, c'era Viviana che, cambiando diciamo tra virgolette un pochino argomento, dice sì. So che sei molto emotiva ed empatica. Sul lavoro, come la gestisci? Poi lei si firma una fotografa anonima che ogni tanto perde il sonno per i clienti. Come lo sa che sono emotiva e molto empatica? questo dobbiamo chiedere a lei, però è tutto disattivato, quindi se vuole dico si può attivare e parlare. Non so, Vivi, aspetta. No, scherzavo. Cioè... Sì, no, non la posso... Ecco. No, Vivi. Eccomi, mi sono smutata. No, sto facendo la sigletta, quindi si sentirebbe il mio... Brava. No, niente, in pratica io conosco Francesco Rossi, quindi ogni tanto parliamo anche del tuo genere di fotografia perché ci piace molto. E lui ha fatto un workshop con te e mi ha detto appunto una fotografa molto emotiva e questo lo mette nel suo lavoro. E quindi niente, la domanda partiva da questo, non sono una stalker che sono con te. No, mi chiedevo se fosse una supposizione sua oppure se fosse perché magari ci conoscevamo e non me ne ricordavo, insomma, volevo... No, mi ha fatto la spia a qualcuno. Ok, quindi qual era la domanda? Come uso queste cose nel mio lavoro? No, non come le usi, come le gestisci, perché ecco, io a volte mi trovo un po' più travolta da questa cosa, più che gestirla. Quindi mi è capitato tante volte di dire basta, veramente, ma avete rotto il cazzo tutti quanti. Per piccole insoddisfazioni, quindi non so te come la vivi, se succede oppure se sono sempre tutti contenti o viceversa. Ok, allora io sono una persona anche molto tollerante e molto professionale, credo di essere molto professionale, quindi anche quando il cliente rompe coglioni, quando si comporta male, perché mi è successo diverse volte, e ora un po' meno, però insomma in passato succedeva. A volte ho reagito anche male, ma perché ero anche più piccola, perché avevo meno esperienza, me la prendeva male, diventavo permalosa, magari mi chiudevo. Nel tempo ho imparato a gestire anche l'emozione tra me e la coppia e quello che succede fra di noi all'interno del matrimonio. Però anche grazie a una selezione sempre più severa delle fotografie che faccio vedere, già la fotografia fa selezione del tipo di clienti che mi arrivano.
Con questo non ti voglio dire che ora ho il 100% di clienti perfetti, perché ancora, ovviamente, essendo una fotografia commerciale, ancora qualche volta ci si sbaglia a scegliere e a riconoscere. Però, ecco, tutto deve essere finalizzato a soddisfare il cliente. È brutto dire che lui ha il coltello dalla parte del manico perché paga, però io credo che non ci si possa permettere, anche se il cliente si comporta male, di dire ah, allora mi giro da quell'altra parte e vado via. Perché noi siamo chiamati a documentare l'evento, dobbiamo anche capire magari che la coppia è stressata, c'ha l'ansia, che magari a volte era un matrimonio fatto per gli altri e non per loro. Quindi dobbiamo essere il più neutri possibile, ma portare la nostra personalità, credo. E quando poi è ovvio che io non vibro allo stesso modo con tutte le coppie, cioè ci sono coppie con cui mi trovo meglio e coppie con cui mi trovo peggio, perché il lavoro non lo devo far solo io, il lavoro si fa in coppia, cioè io più la coppia, non io da sola. Quindi ovvio io non posso essere la stessa per tutti. Sì, certo. Mi dispiace dirlo, ma sono di più con chi ho un gran feeling e soprattutto con le coppie che mi danno estrema fiducia in quello che faccio. Io ho scoperto durante gli anni che se non sento fiducia da parte delle coppie, magari sono stata anche io che non gliel'ho trasmessa, ci sta, però quando io invece credo di avergliela trasmessa e loro non me la danno, io mi sento un po' con le ali tagliate e quindi non riesco completamente a fare il mio lavoro, non il lavoro di documentazione del matrimonio, ti dico, quello fortunatamente incrociando le dita è sempre stato portato a termine. Io devo riuscire a dare di più, però... Certo, beh, anche perché non può essere sempre uguali con tutti. Esatto, un po' come con le persone, no? Un po' come con le relazioni, è impossibile essere amica con tutti allo stesso modo, perché poi è una chimica che si instaura tra te e un uomo, è un feeling che si instaura tra te ed un'amica e un amico, quindi è proprio una cosa poi del tutto personale quella. Ok, grazie. Ok, passo ad Alex, la tiriamo fino alla fine. Aspetta, ecco, che l'ho attivato. In Islanda? Sì, esatto. Lui è in Islanda. domandone. In pratica sono curioso di sapere se il binomio autrice e fotografia per te è molto forte. Nel senso, cioè, mi spiego. Io vedo la fotografia come un linguaggio più arcano, e per arcano intendo antico, ma misterioso. Se io dovessi dire, tipo, P-A-L-L-A, per tutti sarebbe palla, e quindi nel nostro immaginario sarebbe esplicito il contenuto del messaggio. Penso perché per la fotografia non sia così. E se devo pensare tipo che scrivere o fotografare è facile per tutti, tranne che per chi è lo scrittore o il fotografo, vorrei sapere se da parte tua tu sei riuscita ad entrare in un perfetto binomio con quello che fai e quello che sei. E allora... In parte nei matrimoni sì, però in parte perché, come dicevo prima, è sempre un lavoro commerciale. Quindi io non mi posso permettere completamente di andare lì, cercare solo le mie visioni, le mie immagini e venirmi via. Anzi, certo. Da un lato credo che riesca a fare quello che faccio grazie al vincolo della commissione. Non so se fossi completamente libera, se riuscissi a farlo ugualmente. Mi spiego. Quest'anno ho due matrimoni le cui coppie mi hanno chiesto di portarmi un secondo fotografo in modo tale, anche se non ce n'è bisogno, in modo tale che io possa essere più libera di fare le mie fotografie. A me questa cosa da un lato mi ha fatto piangere dalla felicità e dalla commozione che questa coppia volesse me per fare solo quella roba lì. Dall'altra mi ha creato un'ansia pazzesca. Perché dico, io finora sto facendo queste cose perché ho il limite della commissione. Ho il vincolo di portare a casa anche il lavoro. Un po' come se per me fossero diventate delle boccate d'aria, d'ossigeno, all'interno di una cosa costretta, no? Quindi
facendo il paragone con la scrittura, dici tu, no? È come se fosse un discorso che io non prendo mai aria, oppure invece riesco a fare quello che faccio perché in un discorso riesco a metterci le virgole, il punto e virgola, i due punti, un apostrofo. Io questo credo di riuscire a fare grazie alla commissione. Non so se non ci fosse un discorso dietro, se io riuscirei a mettere queste robe qua. È per questo anche che sto cominciando già da qualche anno a cercare di fare dei progetti personali per mettere a frutto questo binomio che tu dici tra l'essere fotografa e assomigliare a me stessa in altri ambiti. Però ancora questa cosa la devo ben sviluppare, claro, e capire. Okay. Come? Strutturare, dicevo, strutturare, pensando a quello che stavi dicendo. Ok, sì, vi devo fermare. Allora, scrivetevi tutto, tutte le domande che non avete. Ora rifacciamo di nuovo la stanza e la rimando come sempre come commento al, al post, va bene? Quindi ci vediamo proprio tra 30 secondi, il tempo che facciamo un po' tutto. A dopo. Bye. Ciao.